strutturazione. Immagini dell'ultima riunione operativa all'Ulss 3 Serenissima per mettere a punto gli ultimi dettagli dell'imminente campagna vaccinale antinfluenzale prevista per il 24 ottobre. Sulle 115.600 dosi previste, già le prime 100.000 sono state consegnate ai 370 medici di base, principale punto di riferimento per le vaccinazioni. 8.000 andranno alle farmacie, 1.850 ai pediatri di libera scelta. Gli altri quantitativi saranno destinati ai servizi dell'azienda sanitaria, cioè 2.800. 2.300 andranno invece agli ospiti delle case di riposo, 1.300 agli ospedali e 500 alle forze dell'ordine. Sono due le principali novità. In una cinquantina di farmacie sarà possibile per gli adulti farsi somministrare il vaccino e si tratta di farmacie in cui il personale ha frequentato un corso di formazione. A Venezia, in centro storico, però, sarà una sola la farmacia attrezzata. Invece, i pediatri di libera scelta aderenti sono quasi raddoppiati, arrivando a 44 nel veneziano, per poter vaccinare 700 bambini dai 2 ai 6 anni, con la nuova formulazione spray del vaccino, molto meno impattante di una puntura. Hanno diritto di ricevere gratuitamente il vaccino contro l'influenza di stagione persone dai 60 anni in su, bambini dai 6 mesi ai 6 anni, i fragili e i malati cronici anche sotto i 60 anni, donne incinte, donatori di sangue e le categorie professionali a rischio per l'esposizione al pubblico. Il vaccino è consigliato anche nelle fasce di popolazione dai 6 ai 59 anni non fragile, che dovranno comprarlo in farmacia. L'influenza è annunciata più forte dell'anno scorso e si diffonderà di più col venir meno delle mascherine contro il Covid, che proteggevano anche contro questo virus. Non ci sono controindicazioni a eseguire in abbinata sia il vaccino contro il Covid che quello per l'influenza di stagione.